Endless Love, anticipazioni, trama puntate, dal 24 al 28 giugno 2024. Incidente d'auto per Nihan ed Emir. Endless Love prosegue e, nel corso delle puntate dal 24 al 28 giugno 2024, al centro dell'attenzione ci saranno Nihan ed Emir, vittime di un incidente d'auto dopo la mancata fuga della ragazza con Kemal. Spazio anche alle vicende di Zen. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Endless Love. Dove eravamo rimasti? Asu pubblica le fotografie di Kemal e Nihan insieme in albergo, lasciando intendere che i due abbiano passato una notte di passione. Emir, furioso, vuole costringere Nihan ad avere rapporti fisici con lui, ma pur di evitarlo la ragazza si lancia dal balcone. Emir è disperato, è Kemal a soccorrerla e per fortuna in ospedale viene scongiurato il peggio. Dopo questo ennesimo avvenimento, Kemal convince Nihan a fuggire con lui, e porteranno con loro anche Zeynep e Ozan. Ozan poi dovrà costituirsi in un posto lontano da Emir in cui quest'ultimo non avrà influenza su di lui. Nihan e Kemal partono ed inizialmente c'è felicità, poi però Zeynep, che scopre di essere incinta, vuole garantire la sua sopravvivenza e quella del bambino, perciò chiama Emir e gli dice che, se lui non le farà niente anche se aspetta suo figlio, gli dirà dove si nascondono Kemal e Nihan. Emir va sul posto e minaccia Nihan. Lunedì, 24 giugno 2024. Kemal raggiunge Nihan e le impedisce di fuggire. Questo rallenta Nihan che non riesce a tornare a casa in tempo per le 7 come aveva promesso ad Emir. Quest'ultimo allora fa introdurre alcuni uomini a casa di Leila e la fa accoltellare, iniziando a prendersela con le persone care a Nihan come le aveva promesso. Per fortuna, il tempestivo intervento di Onder, allertato proprio da Nihan, impedisce il peggio e Leila viene soccorsa. La donna non è in pericolo di vita anche se le sue condizioni sono gravi e quindi riuscirà a riprendersi. Kemal riaccompagna Nihan a casa, certo che Emir l'abbia di nuovo ricattata anche se ancora non sa in che modo. Nihan però assicura che il marito non c'entra niente e che sicuramente non ha nessun ruolo neppur nell'accoltellamento di Leila. Nel frattempo, furioso, Kemal chiede a Zeyr di prestargli una pistola affinché lui possa affrontare Emir quella notte stessa per decidere una volta per tutte chi dovrà sopravvivere e chi no in questa situazione. Martedì, 25 giugno 2024. Zeyr procura la pistola a Kemal. Quest'ultimo sceglie di mettere un solo proiettile all'interno dell'arma allo scopo di dare vita ad una vera e propria roulette russa. Chi verrà colpito tra Kemal ed Emir perderà in questa storia. Soider entra a casa del nemico, il quale, dopo aver capito ciò che sta succedendo, decide di prestarsi al gioco e dice a Kemal che anche lui concorda sul fatto che soltanto uno di loro potrà sopravvivere a questo punto. Zeynep, avvisata da Sali, capisce ciò che sta succedendo e mette in allerta Nihan, la quale si precipita da Emir urlandogli, dietro la porta, che ha finalmente deciso di fare l'amore con lui. Queste parole, proprio come auspicato da Nihan, fanno fermare Kemal che stava per sparare un colpo contro Emir. Furioso, Kemal punta la pistola anche contro Nihan, ma quest'ultima lo invita ad andare via di casa e a rispettare la sua decisione in merito al fatto che vuole stare col suo marito. Kemal va via di casa mentre Emir, sorpreso per come sono andate le cose, dice a Nihan che adesso vuole una prova del fatto che lei sia sua moglie a tutti gli effetti, proprio come ha detto a Kemal per cercare di fermarlo. Mercoledì, 26 giugno 2024. Ozan, nel frattempo, chiede a Vildan di organizzare una cena di riappacificazione in cui saranno presenti lei e Onder, ma anche Zeynep, Hussein e Fehime. Tra le due famiglie quindi ci sarà una sorta di incontro per fare pace per il bene del nascituro. Vildan, a malincuore, decide di accettare la proposta di Ozan e di organizzare la cena. Fehime accetta l'invito alla cena ma dice che potrà essere presente soltanto se la cena verrà fatta a casa Soidere, ma non dovranno esserci né Nihan né Emir che hanno provocato tanta sofferenza a Kemal e continuano a farlo. Tufan affronta Asu e le chiede se gli ha tenuto nascosto per anni che la madre Nuzan fosse viva. Asu dice che non avrebbe mai mentito su una cosa così importante ed in effetti lei non era consapevole di questo.
Rovistando tra le cose di zio Aki, Asu scopre che invece lui sapeva la verità e che la donna gli aveva scritto decine di lettere negli ultimi anni per sapere se Tufan fosse vivo e stesse bene. Asu quindi rimane delusa dal comportamento dello zio. Alla cena di riappacificazione, intanto, le cose degenerano. Giovedì, 27 giugno 2024. Fehime invita Leila alla cena consapevole di fare dispetto a Vildan. Inoltre, Emir si autoinvita e porta con sé anche Nian, provocando scompiglio anche se Kemal vuole rendere la situazione più tranquilla e dice alla madre che possono restare entrambi. Tufan, intanto, rivela ad Asu che è sempre stato al suo fianco per tutti questi anni soltanto perché è sempre stato innamorato di lei. Asu respinge Tufan anche perché adesso lei è innamorata soltanto di Kemal. Tufan, furioso dopo questo rifiuto, se la prende con Emir, che secondo lui è il responsabile di tutto ciò che di negativo è successo nella sua vita. Quindi decide di sabotare i freni della sua auto nella speranza di fargli perdere la vita in un incidente. Emir, intanto, vuole far abortire Zeynep e mette in atto ciò che ha fatto con Banu, facendola portare con la forza in una clinica specializzata da Tufan. Quest'ultimo fa ancora una volta il doppio gioco e avvisa Asu, la quale si reca sul posto e finge di strappare Zeynep dalle grinfie di Tufan. Zeynep chiede aiuto ad Asu in lacrime e le svela che il figlio potrebbe essere anche di Emir, motivo per cui lui vuole farla abortire. Venerdì, 28 giugno 2024. Asu porta via Zeynep dalla clinica e le suggerisce cosa dire a Kemal per nascondere il fatto che possa essere incinta di Emir. Intanto Nian ed Emir salgono insieme sulla macchina sabotata ed hanno uno scontro durissimo che porta Emir ad accelerare e a guidare in maniera spericolata. Dati i freni sabotati, i due vanno a sbattere contro un albero e perdono immediatamente i sensi. L'uomo ingaggiato da Tufan che li stava seguendo chiama i soccorsi e si scopre che i due non sono in pericolo di vita. Emir punta subito il dito contro Kemal, ma quest'ultimo gli assicura che, se avesse voluto, gli avrebbe tolto la vita guardandolo negli occhi. Emir crede a questa versione del nemico e quindi inizia a pensare che il suo misterioso fratello segreto possa centrare qualcosa anche in questo avvenimento. Emir riparte con le indagini e nel frattempo si convince che soltanto Tufan possa portarlo da suo fratello e possa fargli scoprire di chi si tratta. Voi che cosa ne pensate? Vi sta piacendo questa soap e secondo voi cosa succederà ora tra Nian ed Emir? A voi i commenti. Anticipazioni Endless Love, puntate turche. Onder perde la vita. Endless Love prosegue e, nel corso delle puntate turche della soap opera, purtroppo la protagonista Nian dovrà affrontare tanti lutti insieme alla sua famiglia. In particolare, dopo la morte di Ozan, anche Onder perderà la vita lasciando lei e Vildan nello sconforto più totale. Ma ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Endless Love, puntate turche. Onder non regge allo shock della morte di Ozan. Nel corso delle puntate turche di Endless Love, la famiglia di Nian è destinata ad affrontare diversi lutti e momenti di sofferenza. In particolare, Ozan viene arrestato ma, subito dopo, viene portato in ospedale a causa di un avvelenamento. Emir ammette di aver avvelenato il gemello di Nian ma spiega di averlo fatto perché in ospedale sarebbe stato più facile garantirgli la fuga. Successivamente, però, Ozan viene trovato privo di vita e tutti pensano che sia stato un suicidio. Nian è disperata, non riesce a riprendersi, ed in seguito vede la madre Vildan stringere la fede nuziale che apparteneva al marito. Nian chiede perché ce l'ha lei e dove sia Onder, ma purtroppo la risposta è tragica. Infatti Vildan le rivela che l'uomo è stato il primo a vedere il figlio senza vita ed ha subito dopo avuto un infarto, non essendo riuscito a reagire allo shock. Per questo motivo è stato soccorso, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Per Nian la situazione diventa durissima e la ragazza è distrutta, mentre anche Vildan non riesce a riprendersi dopo aver perso un marito e un figlio. La morte di Onder non verrà vista dai telespettatori in quanto l'attore che lo interpreta non ha partecipato alle riprese della seconda stagione. Anticipazioni Endless Love, puntate turche. Vildan fa pace con Leila dopo l'addio ad Onder.
nel corso delle puntate turche dopo il decesso di Önder, Vildan non riesce a riprendersi e non riesce a superare il fatto che il marito non ci sia più. La donna è sempre immobile, fissa il pavimento e piange. Nihan prova in tutti i modi a farla reagire ma senza successo, ma anche la stessa giovane è distrutta ed arriva al punto di litigare fortemente con Kemal, accusandolo di essere la causa di tutto il male che si è abbattuto sulla famiglia. Vildan, però, all'uscita dall'ospedale, inaspettatamente ad aspettarla trova Leyla. La donna le dice che la aspetta a casa, che le ha pulito il patio. Le due si abbracciano in lacrime, Vildan le chiede scusa per tutto ciò che è successo tra di loro in passato. Ora che Önder non c'è più, le due sembrano pronte a voltare pagina e a sostenersi in questo momento di profondo dolore. Le due sorelle tornano quindi vicine, mentre Nihan potrebbe essere libera, dopo la morte di Ozan, del vincolo con Emir, ma naturalmente le cose sono destinate ad essere più difficili del previsto. Voi che cosa ne pensate? Vi dispiace per l'uscita di scena di Önder ed avreste voluto un finale diverso per lui? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.